e noi le impareremo a fare. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova lezione del corso di calligrafia moderna. Ci ho preso gusto, ragazzi, e adesso vi dovete sciroppare il clementoni a farvi tutte le intro del corso di calligrafia. Naturalmente, scherzo, non lo userò più. Oggi IJK. Vediamo come andare a scrivere in bella scrittura queste bellissime lettere dell'alfabeto. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Anche oggi useremo il Pentel versione giapponese. Ok, per la I minuscola penso che oramai non ci siano problemi. Si sale piccoli, si scende grossi e si sale piccoli e pallini. Qui si sale piccoli, si sale piccoli, si scende grossi, pallino. Si sale piccoli, si scende grossi, pallino. Per la I maiuscola invece si parte dal ghirigoro interno, quindi si scende grossi, si sale piccoli, si scende grossi, si sale piccoli, si inclina e si scende grossi, si sale piccoli e si scende grossi. Lei, ora scusatemi se qualcuna è imperfetta, ma quando si fanno così lente diventano molto più difficili da fare che non quando si va più spediti. La J maiuscola e minuscola si fanno nel medesimo modo. La differenza sta sul punto in cui farla, nel senso che se la farete minuscola la farete scendere al di là del rigo, se la farete maiuscola la terrete tutta. In questo caso, vabbè, devo fare due righe, se no non lo potreste capire. Devo fare anche un rigo intermezzo, la terrete tutta sopra il rigo di scrittura. Mi spiego meglio. Allora, la J minuscola ok, la J maiuscola tenendo questo, per esempio per la J minuscola il rigo di scrittura sarà questo, per la J maiuscola il rigo di scrittura sarà questo. Quindi non l'ho potuta fare qui perché avrei dovuto fare questo un po' più su, effettivamente non ho potuto farla qui, se no non ci stavo. Quindi è semplicemente una questione di spostamento della lettera. L'importante è che abbia sempre questa linguetta che sale e gira. In la J minuscola ha anche il punto. Per quanto riguarda invece le K, non c'è un maiuscolo e un minuscolo, ma ci sono diversi tipi di stilizzazioni. Ve ne faccio vedere due. E allora, una è quella più usata anche come minuscolo, diciamo così, ed è, e lei sale così un po' storta e poi scende dritta e grossa, così, per poi risalire, staccarsi sottile, scendere grossa e poi scendere grossa e salire sottile. E ha questa doppia farfalla, diciamo così, aperta a guarnirla. Se no, un altro tipo di K, quella più, tra virgolette, antica, diciamo così, parte da una sorta di uno fatto con l'asta e poi si aggiunge il ghirigoro. Ma andiamo per ordine. Si scende grossi, si sale sottili e si scende grossi. Così si parte da dove vogliamo che finisca la nostra K, si sale sottili, si scende grossi, si fa un piccolo giro, si scende grossi e si sale. E allora qui cosa succede? Con la J si sale, si scende, si sale, si scende. Quindi sono 1, 2, 3, 4. Si sale sottili, si scende grossi, idem per la sorella maggiore. Qui invece con la K si sale sottili, si scende
grossi, si risale sottili, si riscende grossi, si sale leggermente sottili per poi riscendere grossi, cioè 5, scusate, e poi non dimentichiamoci così, la gambina. Anche qui si scende grossi, si sale sottili, si riscende grossi, e poi qui 4, si sale sottili, si scende grossi, si sale leggermente anche se non si vede, quindi qua c'è un 6, poi un 7 e poi non ci dimentichiamo la stanghina. Gambina, se la volete fare sottile salente e poi discendente e poi risalente. E qui si parte grossi, si continua sottili, si scende grossi, si sale, poi si scende grossi per poi risalire sottili. Scrivere il 5 al contrario è difficile, e poi si scende grossetti. Bene, una cosa di cui voglio parlarvi: se io dovessi mettere all'interno di una frase questa I e un'altra I, le mie lettere dovrebbero avere la stessa inclinazione. Cosa significa? Che entrambe dovrebbero seguire lo stesso andamento, 1, 2. Quindi quando scrivo devo cominciare a immaginare la scrittura come messa tutta accanto a dei paletti trasversali, e seguire sempre lo stesso andamento. Adesso che avete preso dimestichezza con la pressione differenziata, quindi con il grasso e lo stretto, cominciate a inserire nei vostri caratteri anche il grado di inclinazione. È una cosa molto importante che vi faciliterà moltissimo l'ordine nel proseguio del lavoro, quando dovremo poi scrivere delle vere e proprie parole. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Non è difficile, la K un po', ma non è difficile. Allenatevi, allenatevi e vedrete che i risultati saranno stupendi. E allora io vi aspetto qui sempre per il prossimo video, ma vi aspetto anche su Ombretta e su Due con una K. Venitemi a trovare anche nei miei altri canali, allenatevi a scrivere queste belle lettere e se volete mostratemele sulla pagina Facebook di Arte per Te, il link lo trovate qui giù nel box informazioni. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, l'amico Clementoni è tutto, e noi, lui no, ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!